E benvenuti, sta cadendo la videocamera. Ok, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, ho queste qua perché non trovo quella forma di rana, non per qualsiasi altro motivo, e volevo struccarmi e fare un po' di pulizia profonda. Utilizzo dei prodotti Avon che non ci sono più adesso, e prodotti che ci sono ancora, non so esattamente dirvi quali, a volte non ci sono più perché sono prodotti che io ho in casa, però volevo fare una pulizia profonda con voi. Allora, innanzitutto ci devo struccare, quindi apriamo l'acqua. Ci bagniamo la faccia e ok, e utilizziamo questa, che questa sono sicura che c'è invece in catalogo, quella dell'Oxyvure. Essendo che ho fatto una full face stamattina, abbondiamo. Dovrebbe aver tolto tutto. Passiamo un po' qua che ho utilizzato tante polveri. Ok, vado a sciacquare. Ok, vado a togliere l'eccesso con l'asciugamano. Questa schiuma è magica, ragazzi. Comunque la passate 2 minuti e oltre a essere struccante e anche idratante e toglie veramente anche i peccati. Mi piace tantissimo. Da quando l'ho provata ho abbandonato l'acqua micellare, spero che continuino a farla perché è assurdo. Aspetta, c'ho un po' di eyeliner sul dito. Ok, tolto. Poi scrub. Allora, più che scrub utilizzo un esfoliante. Non ho mangiato questo. Un esfoliante a caldo che va lasciato sul viso per alla fine uno scrub. Va lasciato sul viso per 2-3 minuti e poi va sciacquato. Questo è della New, non vi so dire se sia ancora in commercio oppure no. E non l'ho mai provato, quindi non vi so dire, però è molto molto secco, secco. Al primo impatto quello che mi arriva è che è secchissimo, quindi se avete la pelle secca assolutamente evitatelo. Se invece avete una pelle mista o grassa potrebbe essere il prodotto che fa per voi. Ok, ora controllo, mi sciacquo un attimo le mani, controllo che ora sia, e nel frattempo vi lascio perché non stiamo qua 3 ore, sennò vi do un video lunghissimo. E ci vediamo tra 3 minuti quando avrò tolto questa cosa di faccia. Ok, eccomi tornata. Devo dire, molto bella, molto semplice da rimuovere. E ovviamente lascia anche la pelle abbastanza idratata, devo dire. Anche se secondo me c'è bisogno di una crema. Però anche se era molto secco, comunque poi non lascia rossori, come potete vedere. Allora, adesso andiamo ad utilizzare questo, cioè il tonico, che in realtà una volta fatto lo scrub non è che sia totalmente necessario, però va a togliere i residui di scrub, ad esempio qua c'è del giallo, e che ovviamente magari si sono messi tra i capelli o cose del genere, e contemporaneamente va a togliere le ultime schifezzine che abbiamo sul viso. E poi io lo passo anche sul collo, che vabbè, io se vorrei facessi vedere il mio coso sarebbe viola, è viola perché sono i miei capelli che diventano, stanno rilasciando il fucsia continuamente, meno di prima, per fortuna, perché prima era veramente esagerato. Ok, adesso direi che possiamo fare una bella maschera. Oggi voglio fare proprio una pulizia bella bella profonda. Maschera della Planet Spa, questa qui, oro. Allora, leggiamo le istruzioni perché non me la ricordo, l'ho già fatta. Applicare per 10 minuti e poi risciacquare. Ok. Perfetto, allora io uso il mio pennellino magico. Questo l'ho preso su o su Shein o su AliExpress, non mi ricordo, ma c'è anche quello di Avon che sicuramente funzionerà meglio perché è in silicone, questa è in plastica praticamente. E, però
io avevo questo, essendo che faccio solo le maschere io, ho detto a mia mamma non stare a spendere soldi ulteriormente quando ho questo qua che funziona come deve funzionare, nel senso fa quello che deve fare. Ok. Ancora un pochino qua. Ok, a parte il fatto che mi sto insozzando i capelli. Ok, adesso come prima passano 10 minuti e poi torno a farvi vedere il risultato. La spalmo ancora un po' così almeno si asciuga prima. Evitate la zona degli occhi, c'è scritto anche sulla maschera, però io comunque ve lo dico di evitarla, quindi cioè massimo così, appunto, non andate troppo troppo sugli occhi, qua sopra assolutamente no. Ok, un pochino qua. Oh, sono un Simpson. Ok, perfetto. Tra 10 minuti ci rivediamo. Mi sento già una persona nuova. Adesso andiamo a utilizzare un prodotto che sono sicura che non ci sia più in catalogo, perché era della linea coreana, che secondo me era pazzesca, che sono questi qua, che sono praticamente dei patch per gli occhi, molto liquidi, che sono fatti con peonia e tè verde. Andiamo ad applicarli. Ok. Spero di averli attaccati giusti, o forse non al contrario, non lo so. Ma secondo me erano così. Adesso vediamo quanto vanno lasciati. Non c'è scritto. Mi sembrava un quarto d'ora comunque. Quindi io li lascio un quarto d'ora e poi torno da voi. Ok, io li ho lasciati un po' di più rispetto a un quarto d'ora perché nel frattempo ho pulito i pennelli. Ok, ora questi li prendiamo così. Andiamo qua. Rilasceranno del liquido e lo facciamo aderire bene. Poi prendiamo la nostra crema. Niente. Io uso questa qua della Cannabis Sativa, che come vi ho già detto ci ho aggiunto un po' di estratto di lavanda. Ok, ne metto poca poca, appoggio un po' qua, ho fatto cadere un pennello e la vado a stendere. Ok, e per ultima cosa uso il siero della New, quello che rinforza la crema. Ok, lascio asciugare e poi la nostra skincare profonda è finita. Ovviamente sono tutti passaggi che si possono fare una o due volte a settimana. Poi invece, ad esempio, la crema ovviamente va messa tutti i giorni, però ogni tanto ci sta a depurare un po' la pelle. Un bacione!